Buongiorno, sono Cristina, la Product Genius dell'Eurocard Udine. Oggi vi andrò a illustrare qualche funzione base della nostra auto elettrica, l'ID3. Adesso vi farò vedere come si regola il volante e il sedile. Adesso vi spiegherò come regolare il sedile. C'è una leva sotto la gamba destra per tirarsi in avanti o tirarsi indietro. Lateralmente abbiamo una leva per alzare la seduta o abbassare la seduta. Per quanto riguarda la regolazione del volante, basta abbassare la leva che c'è laterale, il volante si può tirare in giù e verso di sé, oppure riregolare standard. Adesso vi farò vedere alcuni comandi che troviamo sulla portiera. Questi sono i comandi alla portiera. Con questo simbolo apriamo e chiudiamo le portiere. Con questo simbolo qua blocchiamo i finestrini posteriori. Regolazioni degli specchietti. Ruotiamo la rotellina fino a far illuminare lo specchietto di destra o di sinistra e li posizioniamo muovendo il cursore come un joystick. Questo simbolo qua serve per disappannare lo specchietto. Finestrini. Possiamo tirare giù i finestrini davanti oppure quelli posteriori facendo illuminare la scritta Rear. Per azionare le luci c'è questo pulsante qua. Si possono mettere le luci in automatico, quindi si gestiscono da sole, anabbaglianti e luci di posizione. Cliccando un'ulteriore volta le spegneremo. Per quanto riguarda il fendinebbia, basta cliccare su questo tasto. Per disappannare il lunotto dietro, su questo. E per disappannare il vetro davanti, questo tasto qua. Per mettere in carica la nostra ID3, prendiamo il connettore di ricarica e lo inseriamo. Si illuminerà poi questa lucetta di verde. Quando la lucetta sarà illuminata di verde, la macchina caricherà. Per staccare la presa, basta cliccare sull'apertura della chiave e stacchiamo la presa di ricarica. Per maggiori informazioni ci trovate presso le nostre sedi di Udine, Trieste, Villa Vicentina, Gorizia e Gemona.